Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 19. Oggi siamo nella mappa of Bergman. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, supportatemi, iscrivetevi al canale che è gratis e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, l'ultimo gameplay abbiamo visto, abbiamo comprato la scrofa con e i maiali. Allora, è nato il maialino, abbiamo visto. Quindi eccolo qui, anzi adesso ce ne sono due. Questi dobbiamo aspettare che arrivano al 100%, cioè nel senso che diventano un po' più grossetti. Dopodiché li portiamo al macellaio e li vendiamo poi. E per quanto riguarda allora, l'altra volta non sapevo cos'era lo spent grain qua. E grazie a Peppone, ti ringrazio, che mi ha detto che lo spent grain non è altro che in pratica il farinaccio. E il farinaccio si fa portando il grano essiccato, quello che abbiamo fatto l'altra volta, ragazzi. Questo qua, neanche a farlo apposta, noi l'avevamo già. Eccolo qua. Questo qua stava facendo il grano essiccato, lo dobbiamo portare al mulino poi, in modo da farci poi il farinaccio. Allora, sto continuando a vendere il compost. Ecco qua, questo è arrivato. E oggi che facciamo, ragazzi? Oggi andiamo a vedere un'altra cosa. Andremo a vedere il frutteto, ragazzi. Per fare il frutteto ci servono solo i soldi, che noi naturalmente non abbiamo. Però ci facciamo un po' di debito. Andiamo a vedere un attimino. Aspettiamo che scarica. Ecco qua, abbiamo ancora un bel po' di compost da vendere, raga, quindi penso i soldi non saranno un problema. Quindi questo rimandiamo qua. Ho cercato di perfezionare sto autodrive, però c'è sempre qualche problemino, raga. Ci arriva. Oh. Aspettate, eh. No, questa non era quella che c'avevo scritto. Ah, questo forse. Ah, ok, trigeo, ho sbagliato. Allora, raga, quello che sta a dire, il frutteto lo troviamo qua sotto, vicino al campo 20. Eccolo qua. E costa 192.000 euro, quindi noi ci dobbiamo fare solo un pochino di debito. Quindi chiediamo. Facciamo così. Ok, perfetto. Allora, andiamo un po'. Ce lo compriamo. Compra. Via. Eccolo qua. Questo è il nostro frutteto, ragazzi. Questi sono tutti alberi da frutto. Queste sono tutte mele, penso. Allora, vediamo un po'. Ah, qua ci stanno anche gli alveari per fare il miele, raga. Possiamo fare anche questo oggi. Questo vuole honey, frame e bis. Bis, vabbè, sono le api. E honey con frame forse sono quelle. Vabbè, vediamo. Quindi ne sono uno, due, tre alveari. Qua andiamo un po', anzi, quattro. Quattro alveari. Questi sono tutti i nostri alberi da frutto. E raga, io da come ho capito, perché mi sono informato prima di fare il video, in pratica questi alberi qua non bisogna fare nulla, queste crescono da sole e mi hanno detto se piove crescono prima, non so se è vero. Comunque sì, non ci dobbiamo fare niente, non ci dobbiamo mettere né acqua né compost, non ci dobbiamo fare niente, raga. Vediamo un po' qua dentro che cosa abbiamo qua. Ah, ecco qua. Qua abbiamo il trattorino, quello che non potevamo usare prima. Questo
tra Torino con il rimorchio con le casse per raccogliere le mele. Ok, perfetto. Quindi, ma per vedere se ci stanno le mele, come dobbiamo fare? Allora, qua non mi dice niente con l'F1, giusto? Ok, oh. Allora andiamo, ci possiamo vedere. Possiamo fare queste qua delle api. Quindi torniamo un attimino in farm. Intanto rimettiamo a caricare questo. Così facciamo l'uno e l'altro. Vai. Abbiamo un'altra trincea da vendere. Mo' raga, qua volevo fare i sacchi. Però sono un po' antipatici questi qua del compost. Ti fanno perdere un sacco di tempo. Poi se ci riesco posso fare qualcuno e poi li andiamo a vendere insieme. Farvi vedere un attimino come si vendono. Pratica, qua, vi faccio vedere un attimino. Pratica, i sacconi si vendono qua. Se ne scarichi uno alla volta e lo metti qui dentro. E niente, lo porta sopra e lo vende, però ci vuole un po' di tempo di fa perdere, quindi preferisco venderlo sfuso adesso. Allora, stiamo di, pigliamo, sì, questo, il furgoncino ci serve. Allora, vediamo un po', compriamoci, vediamo un po' dove sta sta robetta, la robettina, eccole qua, forse Anycomb ci servono queste qua. Quante ne compriamo? Una, due, tre, quattro, così le riempiamo tutte quante, raga. Cinque, ah, facciamo cinque. E queste sono le api. Ne compriamo una, due, tre, quattro e cinque. Facciamo così. Proviamo un po' un attimo, vediamo che succede. Non lo so quante ce ne vanno, quindi però preso abbastanza, penso. Allora, carichiamo tutto, il tutto. Mettiamo tutto qua al furgoncino. Qua, proprio comodo sto furgoncino. Qua, quasi fatto. Ultime due e andiamo poi, eh. Ecco qua, perfetto, chiudiamo, andiamo sta fumo del cavolo e mo, oh, questo no. Ok, andiamo. Allora, già che ci sto, però posso pure registrare il percorsino, che dite? Anzitutto fammi vedere dove devo andare. Allora, io da qua dobbiamo andare, quindi dobbiamo girare a sinistra. Sinistra, sinistra, ok. Allora, andiamo un attimino. Però qua per esempio io no, questo pezzetto ce l'ho, poi io lo devo solo collegare, però allora andiamo un attimino qua, io da qua comincio a registrare, poi li colleghiamo. Ok, andiamo.
Dobbiamo girare qua. La curva un po' così. Ma già detto sbagliato. Cazzo sta andando. Ah no, no, è giusto. Ehi. No, qua non posso andare. Ah, ho fatto la multa, ti bastardi. 179 euro di multa. Porca miseria, non lo sapevo sta cosa. Eccoci arrivati. Di là ci fanno la multa. Perfetto. Ci scriviamo Frutteto. Perfettissimo. Stoppa, 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 stoppa. Ok, allora andiamo un attimino qua a scarica. Tasterbaccia qua. Chissà se ci possiamo passare qualcosa tipo un coltivatore a sterba. Sarebbe figo, eh. Per rimuovere tutta la sterba, raga. Siamo tipo un coltivatorino. Non lo so se si può fare, però penso di sì. Allora, mettiamoci le apette. Le apette di... Oh. E vieni qua. Allora, vediamo un po' come funge. Come funge? Non va? Che non... Ah, ecco. Ah, a posto, la presa, eh. Ah, ok, visto, è una scatola per ogni alveare, diciamo. Vediamo un po' quest'altre. Quindi il trigger dovrebbe stare qua vicino. Ah. Ah, ok. Già stanno a uscire le apette. Dove andate, oh? Quest'anno ce ne vuole, ci vogliono due, quindi due alveare, quindi ci vuole un'ape, sì, un'ape, una scatola di api e due di queste qua. Poi raga, appena io mo sto continuando sempre a fare sia la maionese, il pane, i pulcini. Stanno sempre in funzione quelle produzioni. Quindi poi appena vendiamo il tutto, eh. Quindi questo sta a posto così. Facciamo una bella vendita un po' di tutto. Andiamo al prossimo intanto. Li rifacciamo tutti quanti. Allora. Non ci arrivo. Ok, andato. Sì. Prendiamo due di questi. Quindi questi ci servono gli altri. Viaggetto di questa robetta. A posto. Questo possiamo chiudere. Poi vediamo come poi la raccolta delle api, raga,
poi vediamo come si fa. Se ci vuole tempo. Ok, quindi ci manca, quindi ce ne mancano uno, due, dobbiamo abbiamo altri tre di questi e basta, perché le api ce l'abbiamo. Ok, sì, questo lo lasciamo aperto, andiamo a quell'altro, così ci mettiamo le api. Se me lo piglio, non apro, dai, ok, quindi bel fruttetino ci abbiamo adesso, raga. No, facciamo prima una prova a vedere se tipo le raccoglie già ste. Allora, mo queste dove mettiamo? Sta casetta qua invece che cos'è? Non si può aprire? No, non si può aprire. La casetta così. Ah, qua abbiamo pure il coso del cane. Qua possiamo pure comprare il cane cagnolino. Allora, scarichiamo un attimino sta. Queste qua le possiamo pure scaricare un attimino qua. Mettiamo qua. Allora, io volevo vedere un attimino se già le mele si possono raccogliere. Lo vediamo. Ok. Vediamo un po', L'Armatrack 1104, questo trattorino. Questo ci avrà, che ne so, 80-90 cavalli. Allora, mo vediamo, questo pure che dobbiamo aspettare. Ok, prendiamoci una cassetta di queste. Allora, questo coso lo pure levare, ok, allora, la questa, ok, perfetto, vediamo un po' ci riusciamo. Beh, abbiamo preso pelo pelo. Poi la fisica di farming è fantastica. Come si fa a reggere così? Non lo so. Allora, io non è che sto proprio pratico con le forche, raga, Allora, vediamo un po' un attimino. Questo in teoria bisogna lasciarlo qua sotto, se non sbaglio. Eccole qua, raga. Perfetto, vedete? Dovete premere per ricaricare, dovete premere R e ricarica. Ecco qua, questo. Vedi, inizia il riempimento. A me vabbè, sto gioco col joypad, se no con la tastiera. Dove sta? Ok, questo sta a posto. Questo modo dobbiamo fare ogni albero, qua sono tantissimi, quindi ci vorrà tantissimo tempo, raga. Però dobbiamo cercare di andare a finire, perché sennò poi. Dobbiamo scendere e ricaricare. Non so se questi si possono prendere a mano, ma non penso, perché. No. Perché uno li scendeva, ne metteva uno sotto ogni albero, casomai. No, non sta finito. Poi, raga, queste mele, quindi dobbiamo sempre scendere. Queste mele qua, poi ci possiamo fare il succo di mele, che in pratica si trova. Allora, no, qua. Eccolo qua, Juice Master. Eccolo qua.
Pratica, si mettono le mele qua dentro, qua sopra. Ci serve poi un barile di legno per riempire il succo e sta a posto. Poi questo lo facciamo la prossima volta. Questa è piena. No. Facciamo, riempiamo questa e possiamo anche chiudere. Oh, no. Ecco qua, io penso adesso è pieno. No, non è pieno. Ok, quindi ci vanno 300 litri di mele a cassone. Ma non so se ci sta pure qualche cassone più grande. Ecco qua, allora, questo è pronto, lo ricarichiamo. Ok, ecco qua raga, spero che vi sia piaciuto il gameplay. Ricordo sempre di iscrivervi al canale, che è gratuito, lasciare sempre un bel pollicione all'insù. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.